ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi sarò tipo super puntualissima perché oggi faremo il video dei preferiti di marzo. Dei preferiti di marzo, quindi iniziamo subito con la solita lista dell'altra volta. Spero questa volta mi vediate bene perché ho messo la luce fredda in camera e fuori piove ovviamente, ma lo sapete, no? Vabbè, iniziamo perché sto già iniziando a divagare e a delirare. Libro preferito del mese. Come libro preferito del mese ve lo faccio vedere perché è stato l'ultimo che ho letto ed è stato di un'intensità. Non ve lo riesco nemmeno a dire, però ve lo faccio vedere. Shatter Me di Tyre Mafi. È un libro distopico, l'ho preso in lingua perché in Italia è uscito il primo numero ma non sono usciti gli altri. E ve l'ho detto, praticamente questa ragazza di nome Juliet ha questo potere fatale di toccare le persone e di assorbire la loro energia vitale e quindi poi portarle insomma alla morte. Vuole essere utilizzata dal nemico come arma contro i ribelli di questa società un po' ormai andata in frantumi, ecco, in un mondo che ormai sta andando alla deriva. Ve ne parlerò meglio in un video che voglio fare con Alessio perché l'abbiamo letto in contemporanea, ma mi è piaciuto tantissimo. Serie TV preferita del mese. La serie TV che mi è piaciuta tantissimo di questo mese è stata Broadchurch, la seconda stagione. La prima era ancora più bella, la seconda era un po' così, però mi è piaciuta lo stesso perché mi ha tenuto insomma un po', cioè capito? È un giallo tipo, e sì, lo possiamo definire così, e quindi io amo i gialli, amo queste cose tipo appunto Sherlock, Hannibal, eccetera, quindi mi piacciono un sacco e quindi questa è stata la preferita del mese. Accessorio preferito del mese. Ve lo devo far vedere da vicino perché è una collanina, è questa qui. Praticamente era un cuore diviso a tre, l'abbiamo diviso io, Andrea e Alessio, e li avete già conosciuti, e c'è scritto tipo best bitches, vabbè, insomma, addio proprio. Film preferito del mese. Come film preferito del mese sono andata a vedere Cenerentola al cinema. Direi che quello è stato il preferito del mese perché ne ho visti altri, ma Cenerentola è quello che mi è piaciuto di più e che mi ha più commossa, che mi ha più insomma dato delle emozioni un po' così, e quindi sì, Cenerentola. Tisana preferita del mese. Buone le tisane. Sono andata ad un bar, io sono solita prendere queste tisane, prendo sempre tisane. C'era questa qui della Twinings, tipo, che si chiama Voyage, credo si chiami Voyage, comunque vabbè, ed era al cocco e alla cioccolata, ma qualcosa di buonissimo, cioè la voglio ma non so dove comprarla, quindi buonissima, quindi quella è stata la mia preferita del mese, proprio, cioè, assoluto, top del top del top. Cibo preferito del mese. Io ve lo dico, ma voi direte: oh mio Dio, ma questa è impazzita. Ma il cibo preferito del mese sono stati gli struffoli. Perché mia nonna mi ha fatto tipo una ciotola così. E niente, gli struffoli quindi sono buoni. Lo so che sono natalizi, però sono buoni, cioè, capito? E poi quando li fa la nonna, non ci si può rifiutare di mangiare gli struffoli, la pastiera o quello che ti fa. Quindi buoni. Poi gli struffoli sono il mio dolce preferito, quindi. Canzone preferita del mese. Questo mese mi sono fissata molto con le canzoni italiane perché ho detto ma variamo un po'. Mi sono fissata molto su Siamo Uguali di Lorenzo Fragola. Make up preferito del mese. Questo mese è stato l'eyeliner, ve lo faccio vedere, che è questo qui. Io non sono brava a far vedere le cose, tipo dell'Elan, i colori di Elan. Qui l'ho riscoperto questo mese, bello. La Yankee Candle preferita del mese. L'altra volta questa ragazza sotto un mio video ha detto: no, wow, io amo le Yankee Candle, mi piace tantissimo i Vanilla Cupcake. E quindi ho detto: cavolo, ma lo sai che io non la apro da tanto tempo? E quindi mi sono fissata con quella, quindi grazie perché mi sono fissata di nuovo con quella. E ve la faccio vedere, che carina. Ed è questa qui, ed è bellissima. Mamma, ho voglia di dolce. Oh mio Dio, è bellissima. Io la amo, la adoro. Oggetto della camera preferito del mese. Sono due. Uno mi è
è stato regalato e uno l'ho comprato io. E sono questi due piccoli amori. Non sono bellissimi? Uno è Olaf, lo Zoom Zoom della Disney. Questo me l'ha regalato il mio ragazzo. E questa è Elsa, che è bellissima, che c'ha questo vestitino così svolazzante. E mi piacciono un sacco. Niente ragazzi, io credo che il video sia finito qui, perché vi ho fatto vedere tutto quello che vi dovevo far vedere. Vi volevo ringraziare perché siamo arrivati a 200 iscritti. Cioè, cavolo. È vero, non è tantissimo per chi lo guarda da fuori, ma è inutile che ve lo dico, cioè per me ne siete tantissimi. Cioè capite, 200 persone che mi guardano, che mi seguono e che magari, non lo so, 200 persone a cui possono piacere i miei video, e mi rende davvero contenta. Quindi grazie mille a tutti. In ogni caso adesso vi saluto, perché davvero adesso vi saluto. Vi invito a iscrivervi al canale qui sotto, a seguirmi anche sulla pagina Facebook e a lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto. Lasciatemi un commentino qui sotto e fatemi sapere cosa vi è piaciuto, se avete letto Shatter Me, se avete qualcosina che anch'io ho, per esempio i Zoom Zoom della Disney. Niente ragazzi, la videocamera si sta scaricando, però noi ci vediamo martedì e quindi ciao! Vi ho fatto vedere, aiuto! Oh, mio Dio! Tutto a posto, vabbè. Voyage? Bon voyage? Io ho sempre voglia di dolce, Oddio. Mia, se si sta spegnendo la videocamera! Ah no, è buio di suo!